Questo video è giusto per lasciare agli atti quanto facciamo schifo, perché nessuno ne sta parlando, nessuno si sta occupando di Julian Assange. Noi abbiamo Putin che sta commettendo dei crimini di guerra, Biden ha detto che ci sono stati dei crimini di guerra a Bucha, che bisogna, come NATO li ha raggruppati, ci ha raggruppato tutti, e bisogna alzare la tensione. Stiamo rischiando di andare a una terza guerra mondiale proprio perché non si può permettere, così dice Biden, che ci siano questi crimini di guerra. D'accordissimo, Putin è l'aggressore, il criminale, d'accordissimo, ma credo che i crimini di guerra siano crimini di guerra, chiunque li metta in atto. Allora, oggi noi stiamo mandando, la Corte di Londra ha autorizzato l'estradizione di Julian Assange. Julian Assange è un giornalista australiano che sta per essere estradato in America, richiesto dall'America per farsi 175 anni di carcere in isolamento e probabilmente con torture. Lo sapete perché? Perché ha rivelato a tutti che l'America aveva commesso dei crimini di guerra in Afghanistan, in Iraq, a Guantanamo, a Chelsea Manning. Cioè, noi stiamo da un lato difendendo i giornalisti russi che comunicano e rivelano i crimini di guerra commessi dalla Russia, ma andiamo a condannare in 175 anni un giornalista australiano che ha rivelato i crimini di guerra commessi dall'America, che non ha mai pagato, tra l'altro. Quindi vi rendete conto quanto facciamo schifo? Allora, chi è per la libertà di stampa? Chi è contro questo tipo di attacchi? Chi è a favore della trasparenza sui crimini di guerra? Deve difendere Julian Assange, perché ve ne state fregando tutti. Io domani andrò davanti all'ambasciata inglese con qualche parlamentare che mi ha dato già la sua disponibilità, e lì protesterò e chiederò che l'Inghilterra prenda una decisione diversa, perché ora manca solo il ministro degli interni Patel, dopo che la Corte ha dato l'ok, ma darà un ok sicuramente. E quindi io domani, e tutte le persone che difendono la libertà di stampa, che sono contro i crimini di guerra, dovrebbero non solo parlare della guerra in Ucraina, ma anche della liberazione di Julian Assange, che è in carcere perché ha rivelato dei crimini di guerra. Vedete quanto facciamo schifo?